La prima risposta che possiamo dare alla parola di Dio che abbiamo ascoltato, il primo messaggio che possiamo accogliere oggi e in questo tempo particolare, è quello di accogliere la luce da Gesù. È Lui la luce, io sono la luce del mondo. Ripenso a quel gesto che facciamo nel momento del battesimo, quando consegnando una candela accesa si dice: ricevete la luce di Cristo, vivete come figli della luce. Il cristiano in qualunque tempo viva non vive mai al buio. La luce di Cristo, che vuol dire la sua parola, il suo messaggio, ma anche la sua presenza, sono una garanzia. Nel salmo che abbiamo pregato dopo la prima lettura, il salmo del pastore, c'è quella espressione che è sempre precisa alla nostra vita: se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Perché tu sei con me. Non perché io so la strada, e nemmeno perché tu mi riesci a dire la strada per domani. Io sono con te. Io sono la luce del mondo. La prima risposta a questo annuncio di oggi è proprio questa. Il cieco, che era nato così, ha accolto la luce di Gesù. Gesù ha fatto un gesto su di lui, gli ha spalmato in modo incredibile e strano, gli ha spalmato gli occhi con la sua saliva e con il fango. Noi il giorno del battesimo siamo stati segnati sulla fronte con l'olio, il crisma, che ci dà lo Spirito, perché questa luce che illumina il nostro cammino è la luce di Gesù e la grazia e il fuoco del suo Spirito. Questo chiediamo oggi e questo accogliamo in questa liturgia. E insieme a questo mi pare bellissimo accogliere l'esempio del cieco. Perché in questo racconto che abbiamo ascoltato, il vero protagonista è il cieco. Gesù fa quasi niente. Fa un gesto, gli dà un comando e poi alla fine si presenta al cieco. Ma il grande protagonista è il cieco che, una volta guarito, si impegna, intraprende un cammino di vera testimonianza davanti a tutti, la sua famiglia, i farisei, il sinedrio, tutti, la sinagoga. Perché questo mi viene da pensare proprio in questo tempo. Quando saremo guariti da questo male avremo molto da fare. Quando saremo stati miracolati, dobbiamo continuare il percorso della testimonianza, che vuol dire per noi anche questo: costruire un mondo nuovo. E il cieco guarito da Gesù ci dà questo segno e questa testimonianza. Era solo in tutto il suo cammino che fa di testimone, è da solo e lo affronta davvero con coraggio e senza timore. È quello che questa pagina del Vangelo ci insegna e anche noi possiamo accogliere. Siamo chiamati, chiediamo a Gesù che ci guarisca, certo, ma torniamoci anche a questo cammino di rinnovamento e di testimonianza come il cieco, che davvero dopo essere stato miracolato ha camminato a lungo ed è arrivato ad una fede sempre più grande nel Signore Gesù. Questa parola oggi ci illumini, accogliamola a conforto del nostro cammino.